Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi parliamo di un altro setup che voglio condividervi per magari velocizzare un po' di più la vostra capacità fondamentalmente di farmare Leviathan e quindi andiamo a vedere il setup e vediamo un pochettino cosa vi propongo oggi. Eccoci qua. Allora, il menu cosa prevede oggi? Il menu prevede oggi tre personaggi che sono diversi rispetto a quelli che vi ho mostrato ieri, anche perché appunto questo setup, soprattutto per farmare il Very Hard 1, direi che va assolutamente bene. È un setup che comunque concentrerà il danno su Cloud, non abbasserà l'attacco magico di Leviathan, quindi cercheremo di subire un po' più di danni, però al tempo stesso faremo anche un po' più di danni. Perché? Perché ovviamente in questo caso avremo Yuffie al posto di Sephiroth che abbasserà la resistenza tuono del nostro Leviathan e in più bufferà l'attacco con l'Arctic Star. Cloud invece si dedicherà come sempre ai danni e Matt, che adesso ho pullato con la nuova skin, con praticamente tutto il suo setup nuovo, mi consentirà di aumentare le difese e curare, con un maggiore, diciamo, impatto per quanto riguarda il combattimento. Le materie sono sempre le stesse, sigillo triangolare X e ovviamente qualche, anzi per Yuffie più che altro il Tandara Blow sul terzo slot per il bonus conferito dall'arma elettrica. Quindi direi che come setup è abbastanza, diciamo, easy, è praticamente lo stesso di quello che vi ho fatto vedere ieri, ve lo faccio vedere nel dettaglio giusto un attimo. Yuffie ha un pochettino meno HP, ma compensati da una difesa magica un po' più alta di base, quindi riusciamo in un modo o nell'altro a tankare maggior parte degli attacchi. Subweapon che potenziano tutte le sue abilità fisiche e poi HP difesa magica per darle, diciamo, quel tocco di sopravvivenza in più. Matt che invece è incentrato sulla cura, sull'healing, fortissimo anche dal punto di vista HP, un po' meno ovviamente dal punto di vista di attacco fisico e magico, però il nostro ruolo è ben definito e quindi abbiamo difesa magica, healing e poi healing e durata, estensione della durata dei buff. Potrei mettere ovviamente anche la 4 Point Shuriken di Yuffie, ma avendo già 8900 HP mi sembrava un po' esagerato, eccedere con ulteriori HP. Mi va bene così, quindi non c'è bisogno di strafare. E poi per Cloud, ovviamente setup come quello che vi ho fatto vedere ieri, 10.000 HP che sono tantissimi, 3.800 di attacco fisico, quindi lui sarà quello appunto che andrà a sfondare letteralmente le difese di Leviathan. Ma allora, cominciamo subito con, vabbè, qui possiamo mettere anche la velocità, non è un problema, tanto qui possiamo vedere Cloud che può tranquillamente gestire la situazione. Con Matt abbiamo talmente tanto healing che posso curare anche direttamente dalla stance offensiva, quindi non ho bisogno di switchare nella stance difensiva. Vedete, praticamente Yuffie la riesco a rianimare completamente. E qui ora invece abbiamo il nostro serpentone. La prima cosa che fa il nostro serpentone è quello di abbassarci la difesa magica e quindi noi subito rimettiamo le difese di nuovo alte, facciamo attaccare Leviathan perché qua bisogna vedere se Leviathan diventa un po' infame che si focussa su un personaggio solo. Quindi ecco qua per esempio si sta focussando tantissimo su Yuffie. Quindi cerchiamo di mantenerla viva, poverina. Ecco, ora che Yuffie è rimasta in vita, ecco qua. Subiamo l'attacco. Qui curiamo tutti. Switchiamo nella stance. Ecco qui, Yuffie purtroppo non ce l'ha fatta. Male. Purtroppo se Leviathan si focalizza su un avversario è un problema. Però
Però come potete notare, avendo messo già la resistenza down del tuono, noi praticamente abbiamo già finito di combattere. Qui con Map addirittura possiamo togliere il buff di attacco magico di Leviathan, quindi rimuoviamo tutto. E qui con l'ultimo Thunder Blow riusciamo comunque a buttarlo giù prima che effettui l'attacco. Qui sono stato un po' sfortunato, in realtà, se ve lo posso confessare, sono stato sfortunato perché Leviathan si è letteralmente focussato su Yuffie. E nell'eventualità forse sarebbe magari meglio aumentarlo un pochettino gli HP. Posso farlo, comunque potete farlo anche voi, magari tenerla con gli stessi HP degli altri, quindi circa 8-9000 HP, se volete stare sul sicuro, anche perché giustamente qui Leviathan non perderà il suo attacco magico, avrà tutti gli stack di attacco magico, quindi di conseguenza sarà un po' difficile buttarlo comunque giù, però come avete notato, se riusciamo a infliggere la resistenza tuono down con Yuffie e poi Cloud si concentra solo sull'attacco, riusciamo a batterlo addirittura anche prima che effettui il suo attacco, quindi abbiamo un grandissimo margine di miglioramento e anche un grandissimo margine di potenza in più che possiamo sfruttare. Questo diciamo che era il secondo setup che per l'appunto vi consiglio se già avete battuto Leviathan e magari volete provare a rushare, quindi volete provare magari ad essere più veloci nel farming delle memories di Leviathan per portarlo su. Questo è sicuramente uno dei team che vi consiglio. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!